Pronto? Biblioteca Comunale Augusta di Perugia. Il libro di oggi? Deep Worker, concentrati al massimo. Quattro regole per ritrovare il focus sulle attività davvero importanti. Di Cole Newport, Roy Edizioni. Attenda in linea. All'avvicinarsi dell'Election Day nel 2012, il traffico sul sito web del New York Times ha raggiunto il picco, come è normale nei momenti di rilevanza nazionale. Questa volta, però, c'era qualcosa di diverso. Una parte sproporzionatamente ampia di traffico, più del 70% secondo alcuni resoconti, era diretta verso una singola sezione dell'immenso dominio. Non si trattava di una notizia da prima pagina e neanche del corsivo di uno dei giornalisti vincitori del premio Pulitzer. Era invece un blog gestito da un appassionato di statistiche di baseball di nome Nate Silver, trasformatosi in commentatore politico elettorale specializzato in previsioni di voto. Meno di un anno dopo, ESPN e ABC News hanno rubato Silver al Times, che ha cercato di trattenerlo promettendogli uno staff di una dozzina di articolisti per offrirgli un ruolo importante, coinvolgendolo in diversi ambiti, dallo sport al clima, alle news e, anche se può sembrare strano, ai programmi televisivi dedicati agli Oscar. Deep Work, quattro regole per ritrovare il focus sulle attività davvero importanti, è un bestseller internazionale finalmente tradotto in Italia grazie alla casa editrice Roy. Cal Newport, professore associato di informatica all'Università di Georgetown, nel libro ci insegna come ritrovare una concentrazione profonda, creativa, che ci aiuta a dedicarci veramente a quello che stiamo facendo. Con prosa elegante e rigore scientifico, dopo aver sviscerato il problema, l'autore condivide quattro semplici regole che possono cambiare per sempre le nostre abitudini e la nostra vita. Le attività a massima concentrazione sono quelle che richiedono di lavorare con un focus totale a compiti con un profondo sforzo cognitivo. Dedicarci a queste ci rende più produttivi e ci consente di ottenere risultati significativi in minor tempo con un maggiore senso di appagamento. Nel mondo iperconnesso di oggi abbiamo perso la capacità di focalizzarci su queste attività, favorendo quelle più superficiali e più dispersive come controllare compulsivamente le mail o gli ultimi post o i messaggi di WhatsApp. Da buon minimalista digitale, Cal Newport non possiede alcun profilo social. Ciao e al prossimo appuntamento con Segna il libro.